Ormai la notizia dell'abbattimento di Pokémon Prism da parte di Nintendo ha spopolato sul web, portando con sé tante discussioni sui motivi e sulle dinamiche e in generale se fosse giusto o sbagliato il provvedimento preso dalla casa produttrice di Pokémon. Oggi vi porto la teoria vera e propria dopo tanto tempo, dando una spiegazione all'improvviso abbattimento della Chrome per poi arrivare a qualcosa di più. Iniziamo subito! La prima cosa che vorrei escludere da questo video è l'ipotesi circolata ultimamente sul web che il creatore di Pokémon Prism abbia messo in scena il tutto per il puro scopo di farsi pubblicità. Non penso che un progetto così avviato come Pokémon Prism avesse la necessità di diffamare Nintendo per attirare visibilità su di sé, soprattutto perché la diffamazione è reato, e per come la notizia è circolata, sicuramente Nintendo avrebbe lanciato qualche smentita, oltre che, questa volta per davvero, portare in tribunale i creatori della tanto acclamata Chrome. Eliminando questo punto, che non c'è utile per la teoria, possiamo andare oltre. La domanda adesso è, perché Pokémon Prism? Di Chrome sul web ne esistono milioni, non solo, ma tante sono in sviluppo in questo momento. E anche se il progetto di Pokémon Prism è stato fin troppo sbandierato ai 420, sembra strano questo provvedimento così pesante. Sicuramente Nintendo sapeva già da prima dell'esistenza di moltissime altre Chrome su internet. Perché non ha agito prima? Specifichiamo anche che Prism, a differenza di Uranium, anch'esso bloccato, non ha lucrato sul suo lavoro, né tantomeno chiesto donazioni come il fangame già precedentemente fatto chiudere. Per sbloccare la situazione andiamo a leggere le motivazioni scritte nella lettera di Nintendo ai creatori di Pokémon Prism. In questa lettera in particolare c'è un passaggio che mi ha parecchio colpito. Nintendo scrive che è suo dovere salvaguardare il franchise Pokémon e il duro lavoro svolto dal suo staff, vigilando sulla loro proprietà intellettuale. Questo passaggio potrebbe anche riferirsi al semplice brand Pokémon, ma come detto in precedenza, andrebbe applicato ad ogni Chrome e non solo a Prism. Dunque, perché solo quest'ultimo? Sembra che queste accuse siano in un qualche modo pretestuose, di certo non rivolte a tutti i creatori di giochi modificati. Cosa significa quel duro lavoro svolto dal suo staff? In questo momento stiamo per entrare nel climax della teoria, quindi ascoltate attentamente. Prism. Prisma in italiano. Di cosa si tratta esattamente? Tecnicamente stiamo parlando di una semplice figura geometrica, ma c'è dell'altro. Difatti il prisma triangolare, un tipo di prisma ottico, è utilizzato per scomporre la luce nelle sue componenti spettrali, ossia in tutte le sue frequenze. Ognuna di queste frequenze ha però un colore, e tutti i colori prodotti dal prisma irradiato di luce formano la stessa figura di un arcobaleno, anch'esso risultato della scomposizione della luce passante attraverso le gocce di pioggia. Ora, l'arcobaleno, che legame ha con il mondo Pokémon? Chi ha la memoria lunga ricorderà che il nome in codice di Pokémon Sole e Pokémon Luna, ancor prima che venissero rivelati ufficialmente, era proprio Pokémon Arcobaleno. Ciò cosa potrebbe significare? In realtà di per sé nulla di che, ma intanto abbiamo creato un collegamento tra il Prisma, e quindi Pokémon Prism, e la settima generazione. Ed ora passiamo a lui, Necrozoma. Perché ho preso proprio lui? Beh, perché, anche se non è ancora ufficiale, si tratterà molto probabilmente del terzo membro del trio di Alola, al quale verrà dedicato il terzo gioco di settima generazione. E questo gioco come si chiamerà? Esaminiamo Necrozoma. Si tratta di un Pokémon quasi totalmente nero, fatta eccezione per delle forme geometriche presenti sul suo volto che, guarda caso, sono del colore delle frequenze dell'arcobaleno e quindi del prisma irradiato di luce. Il nome stesso del Pokémon risulta la fusione della parola Necros, termine greco per indicare la morte, Kuro, giapponese di nero, ed infine le ultime due lettere derivano proprio da Prisma, e per concludere l'abilità del Pokémon leggendario si chiama proprio Scudo Prisma. Ecco dunque lo scenario che si verrebbe a creare. Il creatore di Pokémon Prism, inavvertitamente e con una gran dose di sfortuna, ha chiamato il suo progetto con lo stesso nome che avrà il terzo titolo di settima generazione, costringendo Nintendo a bloccare il progetto della Chrome per evitare problemi, e allora sì che avrebbe senso salvaguardare il franchise. Il resto delle accuse sarebbero un semplice pretesto, perché ovviamente Nintendo non può rivelare ufficialmente il nome del gioco che arriverà, e che, secondo la teoria, sarebbe proprio Pokémon Prism. Questo spiegherebbe tutto, dal nome in codice di Sole e Luna, all'abbattimento di Prism, fino al collegamento che Necrozoma ha con il prisma triangolare.
Che dire, questa teoria collega tutto, voi cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto in un commento e se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video!